E Radio Radicale, siamo con Eleonora Evi, deputata che si candida alle europee col Partito Democratico. Allora, lei qualche settimana fa, la si ricorderà, l'avevamo intervistata, aveva raccontato e spiegato a Radio Radicale perché aveva lasciato come co-portavoce dei Verdi. Allora, che cosa l'ha portata a fare questa scelta e con quale spirito l'ha fatto? Allora, diciamo che questa candidatura è un percorso che avevo escluso fino a pochissimi giorni fa. E quando è arrivata la proposta da parte della segretaria Schlein, che ha voluto sottolineare come le battaglie che porta avanti da sempre, in particolar modo ovviamente quelle ecologiste, femministe, ma anche quelle per gli animali, per diciamo, un cambiamento anche radicale, se vogliamo, e che abbandoni un po' il modello antropocentrico e abbracci quella che oggi è una vera e propria, secondo me, che ha a che fare proprio con scelte politiche, ovvero una battaglia antispecista. Beh, io non ho potuto che essere felice e anche forse ritrovare un po' di entusiasmo rispetto appunto anche ai mesi passati nel sapere che questo tipo di battaglie possono trovare casa e spazio in un grande partito come il Partito Democratico, soprattutto in questo momento storico in cui a livello europeo io credo di questo abbiamo veramente bisogno, con tutte le come dire, gli scricchioli al Green Deal e i venti conservatori e anche retrogradi e reazionari che spirano in Europa, io spero e mi auguro, insomma, si potrà rinsaldare invece l'operazione iniziata con il Green Deal e abbracciare ancora di più queste battaglie che guardano veramente, e non è ideologia, ma è assolutamente. Perché penso agli agricoltori biologici, non fanno ideologia. Gli agricoltori biologici vivono di un modello nuovo, diverso, che porta guadagno, porta profitto, porta in tavola del cibo sano. Ecco, tutto questo perché non può essere favorito, incentivato e portato avanti e reso un modello? Ecco, e quindi l'Europa deve fare questo, e all'interno del Partito Democratico, con questa proposta, io spero di trovare lo spazio e il sostegno necessario. Lei ha nostalgia del Parlamento europeo, ritiene che oggi le scelte importanti passino da lì, ricordo la legge sulla natura, il regolamento sulle foreste, tanti altri provvedimenti importanti? Diciamo che l'esperienza nazionale mi ha fatto rendere conto che troppo spesso ci si avvita su una contrapposizione molto spesso di pregiudizio, e questa sì molto ideologica, molto strumentale, e quindi poco poi propensa a risolvere i problemi veri, mentre invece a livello europeo, per quello che ho potuto vedere negli anni che sono stata lì, si riesce a lavorare anche togliendo dal campo appunto questi preconcetti e questa strumentalizzazione e contrapposizione spinta che avviene a livello nazionale. E quindi forse paradossalmente si può cercare di arrivare a delle regole, quindi a dei regolamenti, delle direttive insomma più efficaci. Certo è che ad oggi appunto è una grande sfida e tutto è molto messo in crisi da chi invece appunto a livello nazionale fa propaganda, Certo. e questo è molto pericoloso. Senta, lascia il gruppo parlamentare, le volevo chiedere qui a di Sinistra Italiana Verdi e come ha trovato, insomma, come i giornali hanno presentato questa sua scelta. Allora, sì, l'annuncio del passaggio è avvenuto ieri e quindi da oggi sono appunto membro del gruppo del Partito Democratico qui alla Camera. Non, come dire, non mi ha sorpreso leggere certe critiche sui giornali, d'altronde lo posso capire. Chi magari non ha conosciuto la mia storia, vedere un cambio di partito così, insieme di partiti così ravvicinati, anche se poi se uno va a vedere sono quasi 10 anni, anzi sono 10 anni che faccio politica, e quindi insomma Beh, non lei non ha è. rinunciato a nulla delle sue battaglie. Esattamente, io quello che mi sento di dire è che le battaglie che ho portato avanti le ho portate avanti sempre con coerenza, e quando ho lasciato i partiti in cui ero era perché il Movimento 5 Stelle, perché votarono una riforma della PAC tutta piena ancora di sussidi per l'allevamento intensivo in agricoltura industriale, per me quella era una linea rossa, e quindi peraltro ho ricevuto
lettere dei probiviri per le mie posizioni in dissenso, quindi diciamo l'allontanamento da quel percorso è stato un qualche cosa di inevitabile. Nei Verdi anche questo l'ho spiegato molto bene nei mesi scorsi. Sì, l'abbiamo fatto l'intervista a Radio. Esattamente, quindi diciamo io mi sento di dire di portare avanti con coerenza le battaglie che porto avanti da sempre e spero di aver trovato la casa in cui queste trovano spazio. Grazie, in bocca al lupo, grazie Eleonora Evi. Viva il lupo.